Salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Scusatemi l'abbigliamento un po' da casa, tra fascia per capelli, pennelli che lega i capelli e cose strane, ma sto dipingendo. Qui c'è un casino, vi faccio vedere. Guardate qua sopra, veramente un casino. Quanto sono belli i colori, mamma mia. Come avete potuto vedere, c'è veramente un casino infinito qui sopra. Però è bello poter parlare con voi e nel frattempo dipingere. La cosa mi rilassa doppiamente. Allora, finalmente siamo arrivati a questo video. Che video è? È il video dove vi racconto un pochettino che cosa cambierà su SissiTube. Non cambierà tantissimissimissimo che dici, oh mio Dio Silvia, hai stravolto il tuo canale. No, però sicuramente ci sono delle rubriche alle quali voglio dare più importanza, rubriche che voglio migliorare. In ogni caso voglio cambiare delle cose perché credo che si cresce e crescendo io per forza il canale cambia con me perché io ho sempre considerato YouTube come un po' un diario, un racconto di me stessa. Voi mi fate compagnia, io vi faccio vedere la mia vita, le mie passioni. Se le mie passioni, se le mie priorità, anzi, diventano un po' diverse, secondo me è giusto che anche il canale rispecchi il mio cambiamento. E quindi ho deciso un pochettino di rivoluzionare, ma più che altro aggiungere contenuti nuovi e migliorare quelli precedenti. Andiamo un pochettino per gradi. Sicuramente la rubrica che avrà priorità su questo canale è la vita secondo Sissi. Voi sapete io quanto ci tengo a quella rubrica, è entrata piano piano nel canale e mi sono subito affezionata a questa rubrica perché è una rubrica che dà voce, ecco, mi dà voce, mi fa esprimere. Attraverso quella rubrica io posso parlare di tutto ciò che mi sta bene e che non mi sta bene, dico il mio parere, vi racconto le mie esperienze. E quindi la rubrica alla quale tengo moltissimo, ho deciso di metterla come priorità sul canale. Quindi sicuramente una volta a settimana uscirà un video della rubrica La vita secondo Sissi. Andando avanti, ho diviso appunto il canale in diverse rubriche. Un'altra rubrica che avrà importanza sul canale rispetto a prima saranno i video divertenti e parodie. Sapete che una delle mie passioni più grandi è il teatro. Adoro il teatro e adoro fare video divertenti, video parodie, ma video divertenti in generale. Infatti ho avuto tantissimo successo il video, quello lì che avete visto su YouTube. Morning routine youtuber vs me. Quel video è piaciuto a tantissime persone perché proprio in quel video esprimevo tutta la mia imbecillità e sono stata contenta, davvero contentissima, che è stata apprezzata questa idiozia dove vi mostravo veramente la parte più pigra di me. E quindi mi piacerebbe continuare a fare video del genere, video parodie, dove inserirò in questi video anche Luca che mi farà da cameraman e parteciperà comunque al video in qualche modo. Poi ci saranno tantissime challenge, sia con Luca, ovviamente con altre persone, anche mie amiche, familiari, chi più ne ha più ne mette, challenge comunque e vlog, perché mi piace tantissimo vloggare, rendervi partecipi della mia vita. E quindi ho deciso di inserire in questi video che farò dei vlog. Farò il vlog dove ad esempio preparo con voi la valigia per andare in ospedale, farò il vlog in ospedale dove vi rendo partecipi della mia operazione. E quindi insomma i vlog saranno molto presenti in questo periodo, soprattutto di sleeve sul mio canale, dove vi farò vedere io cosa mangio dopo la sleeve, proprio per tutto questo, per aiutare le persone che vogliono fare questo percorso ad avere coraggio. Vorrei aiutare queste persone a dire ce la possiamo fare, possiamo farlo insieme, non vi preoccupate. Io ho preso tanta forza dalla Regina Bastarda, da Ciccio Gamer 89, e quindi attraverso di loro io ho potuto
prendere un po' di forza, un po' di coraggio attraverso la loro testimonianza, il loro blog, soprattutto in ospedale il giorno dell'operazione. È per questo che anch'io farò quel vlog il giorno dell'operazione, soltanto per aiutare le persone che vogliono intraprendere questo percorso e non hanno il coraggio di farlo, perché secondo me è molto importante, è qualcosa di cui non so, voglio condividere con voi questa esperienza, per me è molto importante, veramente ragazzi, molto importante. Sapete che affronterò appunto questo intervento di sleeve gastrectomy dove mi toglieranno quasi il 90% dello stomaco, quindi non avrò più fame, le porzioni saranno molto ridotte e piano 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 si dimagrisce, anzi piano piano no, perché si dimagrirà molto velocemente. Non vedo l'ora di farla, dall'altra ho molta paura, però comunque sicuramente saranno, ecco, presenti sul canale molti vlog, dove appunto vi parlerò della sleeve, ma non soltanto, farò qui e lì dei vlog, soprattutto dei get ready with me, perché mi piace tantissimo, poter parlare con voi mentre magari mi trucco, scegliamo insieme i vestiti da mettere e queste cose qui. Anche perché il trucco sarà un'altra rubrica importante su questo canale, perché sto per entrare a far parte di un'azienda di trucchi. Se avete visto su Instagram vi ho fatto vedere un mascara fenomenale e ancora non vi ho detto di quale azienda si tratta, ma prestissimo vi renderò partecipi di questa mia nuova iniziativa. Scusate se magari guardo in basso, ma in realtà sto pittando, ragazzi, pitto, e quindi stavo facendo questa parte e non si vede manco il pennello, quindi sembra che sto così a guardare il nulla, ma sto pittando. Quindi sarà data importanza alla vita secondo Sissi, video divertenti, parodie, farò challenge, vlog di qualsiasi tipo, quindi get ready with me, anche video ispirati, insomma, a trucchi e varie cose. Un'altra rubrica alla quale voglio dare importanza, come già sto facendo, è la rubrica dei libri. Questa rubrica sarà divisa in due parti, dove parlo di serie TV e la parte dove parlo di libri. Ovviamente libri e serie TV sempre anche primo posto in questo, diciamo, sul mio canale, perché sono parte della mia vita, leggo tanto, guardo tantissime serie TV e io spesso e volentieri vi farò dei video dove vi aggiorno su quello che sto vedendo, farò anche dei video talk dove parliamo di 13, Once Upon a Time, chi più ne ha più ne metta, vi parlerò di Sensetti, insomma ci saranno tanti video dedicati a serie TV, tanti video anche che parleremo, dove parleremo di libri, dove principalmente farò book haul, tag e wrap up. Questi tre sono i video dei libri che rimarranno, quindi non vi preoccupate per chi si è spaventato e mi ha contattato dicendomi: no, sì, ti prego, non eliminare la rubrica dove parli di libri, ma assolutamente, cioè non ci penso proprio. Voi mi seguite soprattutto per quello, ma poi è una parte importante della mia vita, quindi assolutamente non vi preoccupate che serie TV, pop e libri sempre presenti sul mio canale. Dopodiché ci sono le live, ho deciso di fare più live su YouTube, un paio di live a settimana dove parliamo un pochettino, un'oretta, perché ho notato che su Instagram le live non mi funzionano bene, però su YouTube funzionano alla perfezione e quindi ho deciso di incrementare, insomma, le live. Se voi condividete su YouTube le mie live, cioè su Facebook, scusate, le mie live su YouTube, mi farebbe piacere, insomma, così ci teniamo compagnia un paio di volte a settimana dove farò live su YouTube. E possiamo parlare veramente di qualsiasi cosa. Io vi aspetto sul canale, troppo felice veramente. Se va in porto tutto sto ambaradam, io sarò troppo contenta di questo cambiamento, perché in primis ci sarà più comunicazione tra di noi. A me piace la comunicazione tra iscritti attraverso le live, i vlog, la vita secondo Sissi. C'è un maggiore scambio. Io per questo che ho voluto fare questo cambiamento, appunto per lo scambio. Uno scambio di idee. Cioè è bello fare ad esempio il book haul, no? Però più di dire: wow, bello quel libro, l'ho già letto, quanti bei libri hai comprato. Poi non c'è tanto scambio di rapporto umano, di emozioni, perché a me è quello che mi interessa.
interessa. Allora, attraverso la vita secondo Sis, ad esempio, vedo che siete molto più attivi, che dite la vostra, che commentate, quindi io è questo che voglio, lo scambio, attraverso appunto i vlog, che Trade With Me, dove si parlerà di tante cose personali e non, punti di vista, dove possiamo scambiarci idee, ed è questo che voglio sul mio canale adesso, emozioni e comunicazione. E quindi sono contenta di mettere al primo posto la vita secondo Sissi, vlog, book talk, serie TV dove parliamo tutti insieme, più scambi, e anche attraverso una risata, regalandovi una risata, io credo ci sia un bello scambio. Quindi sempre presenti i video, parodie divertenti, ce n'ho già due o tre da mettere, raga, troppo belli, sulle principesse, scritti da me, quindi vi lascio immaginare. Credo di aver detto tutto, quindi la vita secondo Sissi, serie TV talk, libri dove parleremo, book haul, tag wrap up, video divertenti e parodie con Luca, challenge e vlog, live, trucchi ispirati, trucchi anche ispirati a serie TV, a libri, trucchi in generale, dove vi farò vedere i trucchi che mi ha mandato questa azienda con la quale inizierò a lavorare, e poi vi farò tanti vlog ispirati adesso, cioè ispirati, vlog dove vi parlerò del mio percorso sleeve, appunto per aiutare le persone che voglio intraprendere questo percorso. Ragazzi, io credo di avervi detto tutto, spero che continuerete a seguirmi con tutto il cuore, veramente, perché mi faceva un po' paura questo cambiamento. Magari alcune persone possono dire, no, io ti seguivo per i libri, tu dovevi parlare tutto il tempo di libri, non ti seguo più, mi disiscrivo. Però mi piacerebbe, cioè, spero che le persone si siano affezionate a me per tante altre cose oltre che i libri, quindi spero che continuerete a seguirmi, anche perché comunque parlerò di serie TV e libri, comunque pop, devo farvi vedere sempre cose su Harry Potter, figurarsi, ci sono tante cose e sicuramente farò. Quindi in realtà non è cambiato il mio canale, ma ho aggiunto nuovi contenuti. Come vi dicevo su Instagram qualche tempo fa, vi dissi che avevo perso un po' la voglia di fare video, non mi andava più di girare video, e stavo lì a chiedermi, ma perché non ho voglia di girare video? Io sono sempre stata molto costante nei miei video, nonostante i miei periodi di buio, ho sempre cercato di girarli, mettere e caricare video. Cioè, sono più di 2 anni che sono su YouTube e che sono sempre stata comunque costante, non ho mai fatto più video improvvisamente come succede su tanti canali, e quindi ho detto, nonostante la mia fermezza, perché io adesso non ho più voglia di fare questi video, che è successo? E mi sono resa conto che non avevo voglia di girarli per il semplice fatto che il canale non mi rispecchiava più, quindi avevo bisogno di nuovi contenuti, e già solo l'idea di poter girare questi nuovi video dove posso parlare di tante cose, avere più comunicazione con voi, già mi fa venire voglia di girare mille cose. E quindi credo semplicemente sia questo, fondamentalmente avevo bisogno di un cambiamento, perché stanno cambiando tante cose nella mia vita, insomma presto mi sposerò, stiamo cercando casa, ci sono tante novità, fare questo percorso sleeve, la mia vita sta cambiando, ci sono nuovi progetti col teatro, e quindi avevo bisogno di inserire la mia vita in tutto questo. Mi raccomando, lasciatemi dei commenti, scrivetemi il vostro parere, se siete con me, rimarrete sempre con me, scrivete dei commenti hashtag fino alla fine, perché sono curiosa di sapere, uno, chi è rimasto fin qui, e quindi i più affezionati, e sono curiosa appunto di sapere che cosa ne pensate di questi cambiamenti, di queste aggiunte di gioventù, queste aggiunte belle sul mio canale. Il prossimo video sarà un vlog dove faremo insieme la valigia, preparo la valigia per ricoverarmi, diciamo che fare la valigia insieme è un pretesto per poter parlare, un po' un video la vita secondo Sissi vlog, dove appunto vi dico le mie paure, le mie impressioni prima di andarmi a fare l'operazione, ansia. E riuscivo, credo di aver detto tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando scrivetemi un commento qui sotto scrivendo hashtag fino alla fine, se resterete come fino alla fine, e ditemi i vostri pareri, cosa ne pensate, insomma tanti commenti, cuoricini, mi piace, lasciatemi qualsiasi cosa. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, ciao!